Amici di Superbike Italia, benvenuti a questo nuovo video sul canale YouTube. Di cosa parleremo in questa occasione? Beh, vi porto a fare un giro nel mondo dei trofei amatoriali motociclistici e nello specifico parleremo di quello che probabilmente è il più blasonato, il più famoso, il più ammirato e il più seguito, la Pirelli Cup al Cremona Circuit. Pirelli Cup. Nel panorama dei trofei amatoriali italiani, la Pirelli Cup è ormai una sicurezza. Si svolge da diversi anni sui circuiti più belli della nostra penisola e ormai si distingue per l'organizzazione e per il livello dei partecipanti. La cosa interessante della Pirelli Cup è che comunque, grazie a un regolamento molto semplice da seguire e molto chiaro, consente a piloti di vari livelli e con vari tipi di preparazione delle moto di partecipare. Infatti ci sono due griglie principali, una dedicata alle 600 che comprende ovviamente anche le moto tipo la Ducati, Panigale V2 o le Triumph 3 cilindri, e un'altra dedicata alle Open, ovvero le 1000 SBK replica, insomma le migliori super sportive attualmente in commercio. All'interno di queste due griglie principali però ci sono ovviamente delle classifiche assolute, ma anche delle classifiche speciali realizzate per categorie omogenee per esperienza e capacità. Quindi insomma, anche se non siete stravelocissimi, se siete alle prime esperienze nel mondo delle gare amatoriali, sappiate che il trofeo sarà competitivo e che sarà molto interessante anche per voi. Un'altra cosa interessante della Pirelli Cup riguarda tutto il contorno. E sì, perché il divertimento non riguarda solo le gare della domenica. Tutto infatti comincia direttamente al venerdì con le prove libere e con l'hospitality organizzata per consentire ai piloti, ai partecipanti e alle amici di passare il tempo in simpatia e divertendosi all'interno del paddock delle varie piste. Piste che tra l'altro sono del calibro di Misano Adriatico, Vallelunga, il Mugello, il Cremona Circuit. Sì, non parliamo assolutamente di pistini, ma di roba a livello di mondiale Superbike e mondiale MotoGP. Quindi correrete sugli stessi tracciati dove vedete gareggiare alla domenica i vostri idoli. Bene, ma adesso bando alle ciance. Vediamo un po' d'azione e vediamo cosa è successo nella data di Cremona della Pirelli Cup. Griglia di partenza della classe regina, la 1000. Qua vediamo in pole position il velocissimo Fabrizio Perotti. Come sei messo? Come ti senti? Carico? Dai, dai, gas! L'organizzazione, devo dire che a livello, non dico del mondiale Superbike, ma a livello molto alto. Ognuno ha il suo meccanico, ognuno ha il suo assistente che gli scarica dati, controlla tutto. Ovviamente ci sono anche le Umbrella Girl. E insomma, qua come Umbrella Girl non siamo messi benissimo. Però le Umbrella Girl di solito me le ricordavo un po' più carine. E i capelli corti. Non sei male anche tu, dai. Mi raccomando, gas! Carichi? Carichissimi! Mi stai caricando la mappatura Pornhub, immagino. Veramente, quella per dare gas è sempre a tutta. Griglia nutritissima. Griglia decisamente ampia. Siamo nelle retrovie, ma anche qui la voglia di divertirsi, di dare gas e di andare forte è decisamente alta. Carico? A palla! Siamo carichi, ragazzi? Carissimi! Gas, mi raccomando! Se partivamo da sta parte eravamo primi, cara. Dai, bocca al lupo! Fuori, fuori! Sta per cominciare, ci cacciano fuori, giustamente. Bocca al lupo, eh. Ci mandano via e dai ragazzi, adesso è il momento di dare gas! La gara delle 1000 della Pirelli Cup, ovviamente le tribune sono decisamente gremite. Siamo sulla tribuna principale del Cremona Circuit. Adesso si va verso il parco
diffuso per vederli arrivare, e poi ovviamente ci saranno le premiazioni sul podio. Molto bene, finite le gare della Pirelli Cup, ci siamo spostati sotto al podio nell'area apposita del Cremona Circuit, dove a breve si svolgeranno le celebrazioni dei vincitori delle varie serie. Qua dietro di me, come vedete, sono le moto che hanno trionfato nella classe 600, e nel frattempo si sono avvicinati anche gli altri piloti. Champagne, festeggiamenti, celebrazioni. Iniziare? Si inizia! Bene, abbiamo visto com'è andata la domenica del weekend della Pirelli Cup al Cremona Circuit, e adesso spazio alla voce dei protagonisti con qualche interessante intervista. Per i protagonisti della Pirelli Cup, chi abbiamo qui? Gli chiedo nome e cognome, ma lo conoscerete già tutti, dai, chi sei? Fabrizio Perotti, e insomma, sono contento, è stata una bella gara, anche ieri è bella qualifica. Aspetta, diciamo... Troppo di corsa. No, allora, diciamo le cose come stanno. Il Perottino, che insomma è una grande celebrità per quanto riguarda il mondo delle gare italiane, lo conoscete un po' tutti, anche una scuola guida per piloti e comunque per giovani smanettoni che vogliono migliorare, e oggi si è presentato a Cremona Circuit per correre nella Pirelli Cup, e è andato decisamente forte. Tanto per cominciare, nel weekend ha fatto il record, addirittura il record della pista. Quant'è che hai fatto? 31.33 ieri, e oggi abbiamo rifatto penso 31.4. Ma non ti vergogna girare in questi tempi con noi poveracci che fatichiamo a scendere sotto l'1.40 e tu giri in questi tempi? No, io ti ho visto girare, tu sei più forte di 1.40, di la verità. Vabbè, qualcosina, ma insomma, sì, dai. Senti, cosa mi racconti della gara di questo weekend? Vabbè, a parte il fatto che sei andato fortissimo, dimmi tu. Ma allora, abbiamo iniziato a lavorare già bene il giovedì, e Andrea Zappa e tutti i ragazzi del team abbiamo trovato subito la direzione giusta, no? Per cercare di avere un buon compromesso di ciclistica e anche elettronica, per non avere troppo freno motore, avere la moto comunque bella da guidare, facile. Tu corri con la Yamaha? Sì, con l'R1, e ci ha consentito di avere comunque un buon passo e non sentirsi neanche, tra virgolette, al limite, nel senso che alla fine la moto, per andare forte devi essere comodo, devi guidarla con tranquillità, e questo è quello che mi ha dato in mano e sono riuscito a sfruttarlo. Sì, tra l'altro sei andato fortissimo fin da subito, fin dall'inizio, hai dato fondo al grip delle tue Pirelli e hai fatto piazza pulita. Sì, abbiamo usato una tattica un po' rischiosa, nel senso che sulla carta poteva essere veramente un grosso punto di domanda, perché siamo entrati con la SCQ, quindi la gomma da qualifica, ma con queste temperature ha retto abbastanza bene. Diciamo che 5-6 giri al massimo della performance, poi un leggero calo e poi un grosso calo dall'ottavo all'undicesimo giro, però avevo già preso un bel margine e questo mi ha consentito di gestire poi il vantaggio che avevo sul secondo, che è Matteo Baiocco, che è stato molto forte anche lui durante tutto il weekend, e sul passo sicuramente sarebbe stato uno che insomma mi avrebbe dato fastidio. Sono partito meglio e la fortuna è stata un po' quella di aver gestito poi la seconda parte di gara. Un'ultima cosa ti chiedo, la tua impressione sulla Pirelli Cup, come hai trovato questo trofeo, tu che sei uno che di esperienza nei trofei ne ha immensa? Sì, è un trofeo di altissimo livello, perché ci sono piloti del CIV, del National, che vengono a allenarsi, comunque il livello è sempre molto alto, quindi ti puoi trovare chiunque, è il caso questa volta di Baiocco, di Bernardi, anche Petrarca è andata fortissimo, quindi la Magni, insomma ci sono tanti nomi che possono ogni volta ambire alla vittoria, quindi la Pirelli Cup è veramente di alto livello, e in più le gomme lavorano da paura, io le utilizzo anche per i corsi di guida della Perrot Camp, quindi le conosco molto bene, ovviamente utilizzo SC3 e non SCX o SCQ, però insomma quando c'è più grip migliori di conseguenza, quindi sempre migliorativo. Tra l'altro sono rimasto impressionato dalla quantità di pubblico che c'era in tribuna, perché tu quando hai vinto hai fatto il giro d'onore, sono alzati tutti in piedi, c'è stato un boato. Ma sì, qua a Cremona devo dire che gli ultimi anni c'è una bellissima risposta del pubblico, per cui è sempre bello vedere la tribuna piena, e sì, gli ultimi anni devo dire che non era stato così in altre piste, qua invece tutte le volte c'è un bel riscontro, quindi è veramente figo vincere e correre in questa situazione. È vero, non sarà stato il mondiale Superbike, ma la tua bella ola te la sarai presa. Esatto. Dai, grazie. Ciao. Abbiamo qua un altro volto noto, nome e cognome? Ciao, Matteo Baiocco. Senti, oggi eri qua a correre come wild card e sei andato bello forte, non ho
nonostante non fossi preparatissimo per questa gara. Raccontami del tuo weekend. Guarda, è stato un weekend in crescendo, e Cremona è una pista che a me piace, non ci ho fatto molta strada, in più non è stato facile sistemare la moto perché è una pista un po' particolare, sembra semplice ma il livello che ha raggiunto poi Perotti qua in gara era alto e bisognava lavorare un po' più nello specifico. Però oggi in gara ho fatto una scelta di gomme conservativa che doveva darmi di più sul finale di gara, ma il problema è stato che al primo giro non sono riuscito a mettermi subito dietro Perotti e lui è scappato. Poi per quando io mi sono liberato ormai era troppo tardi e comunque non riuscivo a recuperare niente, quindi ci ho provato. Fabrizio è stato bravissimo insieme alla sua squadra e farò anche quella del Mugello, quindi magari ci riprovo lì. Senti, velocissimo adesso, una tua impressione sulla Pirelli Cup, sull'organizzazione. Tu sei uno che ha grandissima esperienza per quanto riguarda le gare, insomma hai fatto roba anche di straltissimo livello, come ti è sembrata? Guarda, io per tenermi allenato e fare qualche test con l'Aprilia ho deciso insieme al team LR che mi ha dato la possibilità di girare di fare la Pirelli Cup, perché tra i campionati che avevamo a disposizione secondo me è uno dei migliori organizzati e la gente si diverte, comunque vai a casa sempre con il sorriso, perché anche la sera l'hospitality crea sempre un bellissimo ambiente e dà veramente gusto venire a fare le gare qua. Poi l'anno scorso ho fatto la Super Pole, è stata un'emozione che avevo vissuto qualche anno fa, quindi magari davvero davvero un campionato interessante, divertente, ben organizzato da Luca Raggi e da tutto il suo staff, e come detto farò anche il Mugello perché mi diverte molto. Va bene, ti ringraziamo e in bocca al lupo per la tua prossima gara. Crepi, grazie, ciao ciao. Nome e cognome? Bellebono Roberto. In che classe corri? Pirelli Cup 600. Sono stato fermo 2 anni buoni perché mi sono fatto male. Quest'anno ho ripreso a tempo pieno, possiamo dire così, e non è male riprendere, fare certi tempi. Comunque sto riprendendo gli automatismi, i tempi veloci, già fare 36 qua, 58 al Mugello, stando fermo un po' di tempo non è male. Beh, interessante, tu quindi sei un pilota di ritorno, eri stato un po' fermo, sì. Perché succede a molta gente che magari si appassiona alle gare, poi magari ha qualche problema, i figli si sposano, oppure c'è un anno che decidono di scappare in Brasile e ritornano, e tu quindi nonostante essere rimasto fermo sei tornato. Sì, ho rotto il braccio nel 2020 al Mugello, ho scomposto, ho fatto radio e ulna e all'ultima gara del 2020, quindi sono stato fermo ovviamente perché ho preferito riprendere a correre dopo aver tolto i ferri. Quest'anno ho ripreso così al tempo pieno, ovviamente prima era un po' più semplice andare, anche perché adesso ogni volta ci ripensi un attimo prima di fare certe cose, però adesso sicuramente ho più consapevolezza, quindi faccio meno, facciamo dire, errori grossolani rispetto a prima. Senti, come ti sei trovato nell'ambiente della Pirelli Cup? Pensi che sia adatto al tipo di pilota che sei? Sì, sicuramente è molto competitivo, io non mi aspettavo anche oggi, guardare i tempi sono, rispetto all'anno scorso sono quasi 2 secondi più veloci rispetto all'anno scorso, infatti io mi ero tarato sull'ultima gara che avevano fatto e sarebbe andata bene l'anno scorso. Quest'anno ovviamente sono ancora un pochino lontano rispetto ovviamente ai temponi che hanno fatto quest'anno, sono molto molto competitivi sia i piloti che anche i mezzi, è innegabile, comunque è il massimo che c'è nella Coppa Italia, quindi tutto è al massimo. Bello, ovviamente essere un po' più veloce aiuta, ecco. Quindi per l'anno prossimo dirò che è sicuramente una categoria più affascinante quando sarò più veloce. Va bene, grazie ancora e in bocca al lupo per la tua prossima gara. Ciao, ciao a tutti. Lorenzo Petrarca. In che classe corri? Corro nella 1000 da quest'anno, passando dal 600. Senti, prima di tutto, com'è andata la gara oggi? La gara oggi è andata benissimo, abbiamo avuto un ottimo passo e sono riuscito a seguire dei grandi piloti che mi precedevano e mi hanno fatto vedere qualcosina di nuovo. Senti, per farmi piangere, dimmi più o meno in quanto giravi oggi. Allora, oggi io ho letto un 3-0, ma mi hanno detto 32-6 e ieri in 32-1. Abbastanza umiliante per noi smanettoni della domenica che qua questi tempi al Cremona Circuit ce li sogniamo. Senti, adesso dimmi un'altra cosa, come vedi la tua stagione? La stagione la vedo benissimo, stiamo crescendo continuamente, stiamo abbassando i tempi gara dopo gara, non vedo l'ora di tornare anche sugli altri circuiti con questi nuovi chilometri fatti qui,
Dai, direi che per essere il primo anno sul 1000 stiamo facendo ottime cose. Senti, dimmi un'altra cosa adesso, le tue impressioni sul campionato, sul trofeo, sulla Pirelli Cup. Beh, la Pirelli Cup è l'ennesima conferma. Io sono impegnato in questo campionato ormai al quarto anno, 3 anni di 600, questo è il primo in 1000. E devo dire, ragazzi, io non riesco ad andare via perché si sta bene, ci si diverte, le moto vanno forti, il regolamento permette di fare grandi cose e quindi viva la Pirelli Cup. Va bene, l'organizzazione è bella, ci sono delle belle ragazze, si mangia bene, ci si diverte, c'è anche un bel contorno, Pirelli Cup promossa e senti, in bocca al lupo per la prossima gara. Crepi il lupo, ciao. Edoardo Aquilano. Che classe corri? Corro nella 600 Pirelli Cup. Senti, ma sbaglio, tu sei bello giovane, quanti anni hai? Ho 17 anni e quest'anno è il mio primo anno in 600 e mi trovo molto bene. Senti, ma invece di andare a scuola, invece di studiare, sei qui a fare il matto con le moto, ma non ti dicono niente i tuoi amici? Cerco di incrociare tutte e due, scuola e moto, anche se preferisco andare in moto. Non l'avrei mai detto. È il mio tallone d'Achille la scuola, però manca poco per finirla e quindi siamo alla fine, dai. Vabbè, ma senti, finché andrai così forte non ti potranno mai dire niente. Senti, dimmi com'è andato il tuo weekend di gara. Allora, è partito il giovedì un po' in salita, anche al secondo turno abbiamo fatto una piccola scivolata, però niente di che. Abbiamo faticato a trovare il setting giusto fino a ieri, che in qualifica 1 ho fatto un bello step. In gara è andata anche la gara molto bene, l'ho dominata quasi tutta la gara, poi all'ultimo giro mi sono fatto fregare come un pollo, però loro hanno tanta esperienza ed è quella che manca a me, quindi vediamo. Ho visto, ci sta, però sei stato comunque bravissimo, ti devo fare i miei complimenti. Senti, per concludere, dimmi cosa ti piace della Pirelli Cup, cosa hai trovato in questo ambiente? È un ambiente molto semplice, molto familiare, mi trovo bene con tutti, sono tutti molto simpatici e ci si sente a casa. Senti, ma gli sbarbati come te come li accolgono, quelli più anziani? Sono bravi o ti fanno gli scherzetti, ti fanno sentire il fatto che sei giovincello del paddock? No, dai, la devono accettare perché tanto tra poco andremo più forte di loro, quindi devono capire che sono alla fine. Quindi se la godono ancora per poco? Sì, dai. Va bene, grazie, in bocca al lupo per la tua prossima gara. Grazie mille. Ciao. Ciao ciao. Adesso siamo passati non a un pilota, ma praticamente al boss, Luca Raggi. Ciao a tutti, ciao Igor. Tutto bene, dai, super. È stato un bel evento, un bel round qua a Cremona. Il secondo che facciamo della Pirelli Cup su questo circuito. Sono entusiasta anche dei partecipanti, il livello altissimo. Sono stati dei bei tempi, possiamo ricordare anche il record della pista con Perotti. Direi tutto alla grande, come sempre, dai. Senti Luca, la prima cosa che mi ha impressionato arrivando oggi al Cremona Circuit è la quantità di gente che c'era. Io non mi aspettavo sinceramente, per quello che teoricamente sarebbe un trofeo abbastanza amatoriale, c'era un pubblico sulle tribune impressionante. Siamo molto seguiti e vabbè, seguito anche tutto il campionato. Noi siamo nel contesto della Coppa Italia Velocità, qua siamo entrati in un contesto della Coppa FMI, barcando anche le porte di Cremona, che comunque è un circuito secondo me validissimo e molto pubblico. Sono rimasto affascinato anch'io e i nostri social funzionano e quindi Pirelli Cup piace comunque, sì, quindi sono grandi protagonisti, grandi partecipanti anche di livello, insomma, come abbiamo visto. È vero, è vero. La seconda cosa che mi ha impressionato è il livello dei partecipanti. Vabbè, i tempi sul giro non stiamo neanche a dirlo, come saprete Perotti, l'abbiamo già visto nell'intervista, ha fatto il record della pista, tantissima gente in griglia, ma la cosa che mi preme sottolineare è come all'interno delle griglie, delle 600, delle 1000, ci siano delle sottogriglie che permettono anche a quelli magari con dei mezzi meno performanti o comunque un'esperienza non proprio super top come i primi, di divertirsi e di essere competitivi. Sicuramente diamo spazio un po' a tutti, quindi sia a coloro che fanno dello sport o anche una professione, quindi i primi che naturalmente arrivano sul podio, ma naturalmente sul podio chiamiamo anche tutti i partecipanti alle Pirelli Cup, in quanto facciamo queste sottocategorie in base alle performance e alle capacità dei piloti stessi, che comunque sia, correndo con piloti più blasonati, migliorano sempre di più, e quindi questo è il concetto. Quindi venite a fare la Pirelli Cup e abbasserete sempre i secondi, perché correte con piloti velocissimi comunque. Esatto. Un'altra cosa che ho notato, che magari non si nota per chi segue soltanto le gare, magari negli highlight che si vedono in giro, è l'ambiente che c'è all'interno
all'interno del paddock. Io so che tu sei un maestro, tu insomma vieni da una zona dell'Italia dove vi piace divertirvi, dove vi piace la guasconeria, dove vi piace tutto quello che c'è intorno al lavoro in sé e alla gara in sé, e devo dire che hai costruito un hospitality veramente spettacolare, e a organizzare le serate, tutto quello che c'è intorno alle gare, tu sei un maestro. Ma dai, ci proviamo, sì, ci siamo organizzati per questo da diversi anni, ormai che faccio questo e sono diversi anni e comunque le serate riescono bene, la gente si diverte, il village Pirelli, che lo chiamiamo, è un punto di raccolta dove tutti i piloti naturalmente alla fine dell'attività in pista vengono qua, parlano, si scambiano opinioni sulla gomma, i tempi, e comunque si sta in allegria, magari si beve un buon drink, magari analcolico per i piloti, e vabbè, gli altri bevono in compagnia, comunque con della buona musica, naturalmente senza disturbare nessuno, però l'ambiente è carino e tutti si divertono, quindi Pirelli Cup è anche questo, è un bel punto di raccolta, dai. È vero, ho visto musica, belle ragazze, quelle non mancano mai quando ci sei te, divertimento e soprattutto tanta amicizia, tanta alleanza, molta fratellanza. È vero, molta fratellanza, si va d'accordo, si dà consigli, c'è la rivalità ovviamente in pista, ma poi tutti amici e comunque a divertirsi insieme per le serate. Senti, un'altra cosa, ho visto che l'organizzazione tua ormai è veramente notevole. Cosa comporta tutto questo ambaradan? Come ti trovi tu dopo tanti anni che fai questo mestiere? Ma per me ogni evento è un evento nuovo, perché cerchiamo di mettere sempre il cuore nelle cose, quindi tutto deve riuscire bene. Normalmente riesce bene, qualche cosa magari non va al suo posto come vorresti, ma cerchiamo di incastrarle sempre al meglio, e questo penso comunque l'entusiasmo dei piloti, della gente sotto il paddock o sotto il podio, comunque sia, lo dimostra, quindi ci mettiamo proprio l'anima, perché veramente è difficile spostare i mezzi. Quest'oggi siamo venuti a Cremona con un mezzo di meno, perché naturalmente il paddock è più piccolino rispetto a Mugello e Misano, però cerchiamo di costruire sempre dei begli eventi, poi rappresentando un marchio importante come Pirelli lavoriamo bene con loro, cerchiamo di fare sempre al meglio il tutto. Ma a questo punto dico, cosa hai in previsione per il 2024? Allora, 2024 sì, naturalmente continuerà tutto il format Pirelli Cup, sostanzialmente la 600 la vedo un po' in calo come categoria, ma cercheremo di riprenderla, ma in categoria un po' generale in tutti i campionati, però avendo quasi 19-20 partenti qua, sinceramente vedo che è andata abbastanza bene, è andata bene. La 1000 è pienissima, abbiamo fatto la gara scorsa al Mugello con 43 partenti, quindi una griglia proprio super piena, di più non potevamo prendere. Andremo in crescita, magari escogiteremo qualcosa di nuovo per naturalmente far venire più gente dalle prove libere al campionato, tanto a questo qua. Il concetto è questo, quindi venite a fare la Pirelli Cup e vi divertirete sempre, tutti quanti, quindi dal primo all'ultimo. Va bene ragazzi, allora se avete intenzione di correre, se volete cimentarvi in un trofeo di quelli super cazzutissimi, comunque qua corriamo sulle piste più belle italiane, Mugello, Misano, Cremona Circuit, due volte Mugello, due volte Misano se non erro quest'anno. Sì, siamo al sesto appuntamento, questo è il sesto round, adesso faremo il settimo round al Mugello l'ultima settimana di agosto, dove avremo anche un ospite, beh, possiamo dirlo, abbiamo Marco Melandri che verrà a testimoniare, quindi a fare una piccola presentazione dei prodotti Galfer, di cui lui è testimonial, e forse suonerà anche, quindi farà anche il DJ set, in quanto lui è anche DJ, quindi gli ho chiesto dai, facciamo una piccola esibizione la sera, pomeriggio, insomma fino a non tardi, però ci sta. Ieri l'ha fatto Perotti. Ieri ha fatto Perotti, infatti tutti questi piloti e DJ, sì, grandissimi amici, fantastico. Va bene, oh ragazzi, se volete cimentarvi nel mondo delle gare, ma non so per qualche motivo non vi hanno preso in MotoGP, prendete in considerazione la Pirelli Cup, 600, 1000, categorie, noi comunque un po' per tutti. Vi aspettiamo. Ci sarà Luca Raggi ad aspettarvi e a voi resterà soltanto da dare un gran gas. Grazie Igor, ciao a tutti. Grazie Superbike Italia, ciao.